Prego, consigliere. Sì, grazie eccellenza. Qualche rapida riflessione in merito a questa ratifica che arriva in quest'aula consigliare in un momento in cui il tema dei rifiuti è un tema insomma sentito e molto caldo. C'è stata un'ampia discussione sia in Commissione Sanità che in un comma comunicazioni in un consiglio di qualche giorno fa, e credo che questo accordo, questo recepimento di questo accordo sia un passaggio molto importante per la nostra Repubblica. Gli accordi con l'Emilia-Romagna sono importantissimi rispetto anche a tutta una serie, no, di rapporti e di cooperazioni che vanno anche in altri ambiti. Io credo che quello dei rifiuti è uno degli ambiti molto importanti, anche in questo accordo vengono destinate, no, una percentuale di rifiuto importante, insomma, anche perché noi in questo momento non abbiamo un'autonomia nella gestione. Io credo che i quantitativi che vengono elencati sono dei quantitativi che ci mettono a riparo, ma noi come impegno, e credo questo è anche l'obiettivo che ci siamo dati nella Commissione Sanità di qualche giorno fa, è quello di una riduzione sempre maggiore del conferimento dei rifiuti verso l'Emilia-Romagna, perché comunque questi rifiuti costano i trasporti, costano anche a livello, e molto a livello ambientale, perché poi se noi li mandiamo ad incenerire paghiamo un prezzo a livello ambientale. Quindi credo che benissimo questo accordo, ma noi come Paese dobbiamo cercare di andare verso un'ottica di autonomia, di trattare internamente i nostri rifiuti, incrementare la differenziata. Abbiamo visto che il porta a porta ha dei costi esorbitanti, ma non dobbiamo smettere di fare la differenziata. Noi abbiamo proposto di trattare tramite le isole ecologiche, no? una differenziata che possa dare la tariffa puntuale. Quindi anche su questo tema credo che come maggioranza e come governo ci dovremmo insomma impegnare nei prossimi anni affinché ci sia anche una qualità del rifiuto conferito sempre maggiore, che si debbano fare anche gli accordi con i vari consorzi per lo smaltimento, perché credo che sia importante che quello che i cittadini sapientemente differenziano poi non vada insomma a essere inficiato, portato in una discarica o incenerito. Quindi io credo che su questo impegno, su questi accordi, su queste basi, l'impegno per l'ambiente della nostra Repubblica deve essere massimo, deve essere visto in un'ottica di sostenibilità assolutamente importante, e credo che anche il tavolo che è stato espresso, il tavolo dello sviluppo sostenibile che è partito qualche giorno fa, vada in questa ottica. Quindi non faccio altro che sottolineare l'importanza di questo accordo, ma credo che come Paese abbiamo ancora molta strada da fare e soprattutto dobbiamo cercare di mettere in atto una riduzione dei rifiuti, un aumento del rifiuto da recuperare e una sempre maggiore autonomia, perché come ho detto anche in altre occasioni, va bene che dobbiamo magari investire, no? Perché il trattamento autonomo dell'immondizia, insomma del rifiuto, è un investimento per la salute soprattutto, ma non possiamo permetterci di sprecare dei soldi in sistemi di raccolta magari che non funzionano, oppure cercando di incrementare questi trasporti verso gli inceneritori o comunque verso altre realtà non interne, che poi anche a livello di costo, anche a livello di costo di salute, di ambiente, andiamo a pagare un prezzo molto alto. Quindi credo che arrivi in aula un accordo molto importante, ma noi come Paese ci dobbiamo impegnare assolutamente a ridurre e a migliorare la qualità del nostro rifiuto. Grazie eccellenza.